sono qui per documentare la partenza del... Allora Mauri, guarda, questo è il lavoro. Ci ho passato una mattinata intera, ho lavorato solo per quello. Giusto. Non ti dico i tre passi, le cose che ho fatto. Non sono riuscito neanche a rivederlo se è venuto. Quindi ti prego, guarda il primo che puoi e fammi sapere. Ascolta, ma questo è solo la vita privata. Solo perché mettendolo su DVD occupa un sacco di più. Certo, ah, bello, bello, grande. Ho voluto rivivere le emozioni di quando Fantozzi porta alla fine del romanzo alla dottoressa Serbroni Mattantina in dal mare, no? Presente in treno. Ma come finisce? Era la figlia di una delle principali azioniste della società. E lui aveva avuto l'onore di riportarle d'urgenza alla stazione un libro giallo dal titolo L'albicocco al curaro. Giovanotto! Corra, Giovanotto, sono qua! E corra, corra! Muova le gambe per la miseria! Si muova! Avanti, mi dica almeno il nome dell'assassino! L'assassino! Aspetti! È Willem Chesterton Junior! Come? Willem Chesterton Junior! Sua Maestà Britannia, al servizio di Sua Maestà al servizio. Non mi prometterei mai di essere Sua Maestà. No, io per conto di... Arriverà un con tre bicchierini di pollo liquido. Ma questo te, che te hai fatto, Mauri? Hai fatto? No, no, intanto te lo prendevi. Ma no. Aspetta Mauri, aspetta. Pollo liquido. Pollo liquido è una... Ti era già capitato altre volte di mangiare del pollo liquido? Pollo liquido non è una cosa che può succedere solo in queste zone. È la prima volta che l'hai provato. Era buono? Sì, era buono, era buono. Era gradato però. Sì, diciamo che è un po' diverso dal sapore solito. Sì, sì, è un po' più... Perché non ci si spara mai nei maroni. Esiste. Esiste? Secondo me. Tutto di sti problemi. No. Lui è arrivato tempo fa. È andato in una di quelle belle isolette che conosce lui. Tranquillo lì. Esatto. Sta bene. E non ha mica freddo, sai? No. Non tira il venticello come qua. No, no. Al servizio di Sua Maestà Britannica. Ti porti resoconto alla Serbelloni Mattantina del giallo. Ed ecco, nel mio piccolo tu mi hai portato un grandissimo giallo. Tutto è privato, diciamo. Probabilmente il prossimo film che farò vedere dopo, eh? Ah, si deve. Ieri non c'era tempo. Serapo deve assolutamente vederlo. Va bene, voglio far sapere tempo che sono per essere poi. Che altro il treno più che tempo. Voglio piacere vederti, in forno non si mi vede perché altrimenti io non mollo. Ah certo. Perché tu quel film ce l'avrai. Ok, va bene. Ciao Mauri. Ciao, stai buon bene. Buon viaggio. Va bene. Ciao. Divertiti, salutami. Ok. Ciao. Da una viola. L'assassino! Aspetti! È Willem Chesterton Junior! Come? Willem Chesterton Junior! Ma lei chi è, scusi? Fantozzi, libro giallo! Ah, ma certo, Fantozzi, edizioni Fantozzi, come sta? Io, Calboni, ti posso presentare la contessa Serbelloni Mazzanti? Sì, so veramente un volto. Ma noi ci siamo già conosciuti. Maurizio, Sacchetti. Non si può dare. Signore Contessa, si offende, vero? Fantozzi,
proprio un bravo re. Molto. Comunque sei, che tutta sera faccio una polenta da Filippoli, aspetto tutti. Oh, senz'altro, saremo puntualissimi. Sì, con mucho gusto. Grazie, caro. Fantozzi, porta anche tu. Sì. Grazie. Magari tu trovi. Oh, il fonsino sei meravigliosa. Ciao, ciao. Oh, ma salve. Come va? Beh, grazie.